Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Domenica 31 maggio. Ariete, a vedervi così impegnati non sembra nemmeno domenica. Chi è di turno, chi aiuta un amico, chi sgobba a casa propria con faccende rimaste indietro. Agenda alla mano, l'occhio punta già agli impegni e alle scadenze della prossima settimana. Toro, qualche nube in arrivo con la coppia Luna-Giove che rema contro. Ciò nonostante, la domenica trascorre piuttosto serena, tra relax e bricolage. Momenti teneri con i vostri figli, che guidati alla scoperta di se stessi e della natura. Gemelli, la luna non vi sfiora nemmeno, solo Nettuno vi riguarda direttamente, con una quadratura al sole che un po' vi stuzzica e un po' vi deprime. La fase privilegia la vivacità di idee e lo slancio creativo, anche se occorre essere efficaci e decisi. Cancro, domenica di dolci sensazioni con la luna e Nettuno, entrambi intrigono rispetto al vostro segno, che agiscono sott'acqua a favore dei sentimenti. Anche per i single qualcosa si muove, con una tenera rivelazione che vi lascia piacevolmente stupiti. Leone, domenica piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione. Vergine, a favore avete la Luna e Plutone, garanti di contatti sociali, contro il Sole e Nettuno, che riportano a galla vecchi ricordi e alimentano sospetti. Poche parole ma chiare e incisive, i simbolismi e le allusioni oggi creano solo scompiglio. Bilancia, domenica insipida, con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. Casa caotica da riordinare, se continuate a rimandare non saprete più dove appoggiare i piedi. Scorpione, più sensibili e introspettivi con la luna nel segno, oggi armonica Nettuno e Plutone, che alimentano segrete e romantiche fantasie d'amore. Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete, non per quello che vorreste essere. Sagittario, domenica senza infamia e senza lode. Oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee. Non vi resta che accordarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba. Capricorno, armonica a Plutone nel segno, la Luna esercita una piacevole influenza sulle vostre frequentazioni. Bell'ambiente, animato da persone giuste, le potenzialità che potrebbero svilupparsi dalle situazioni che state vivendo sono molteplici e interessanti. Acquario, le situazioni da tenere sotto controllo si moltiplicano e i vostri interventi non sono sempre risolutivi, a partire dall'argomento denaro. Prudenti a tenersi alle regole tradizionali senza azzardare voli pindarici, oggi non è giornata. Pesci, sollecitato contemporaneamente dalla luna in trigono e dal sole in quadratura, Nettuno nel vostro segno non sa davvero che pesci prendere. Tutto si concentra sul vostro mondo fiabesco, che da un lato vi protegge, dall'altro vi confonde.